Il giro d'affari solo in Italia è da capogiro, per l'organizzazione dei matrimoni si spendono 18 miliardi di euro. La Campania da sempre capitale del wedding e Napoli il capoluogo della fantasia anche in questo settore. Per questo motivo al Sefaro Event che si è svolto a Villa Imperiale hanno partecipato esperti del settore provenienti da tutta Italia. Nel corso della manifestazione sono state illustrate tutte le novità e le nuove tendenze per chi decide di pronunciare il fatidico sì. I fondatori di Sefaro Event, Rodolfo e Sebastiano Annunziata, con l'altro fratello Fabrizio, hanno tracciato un bilancio dell'iniziativa. Quest'anno abbiamo avuto anche il piacere di accogliere molte wedding planner fuori regione, quindi possiamo dire che è un evento di caratura nazionale e quindi fare squadra, fare rete, avere un confronto quotidiano, cioè in queste occasioni per noi è fondamentale per creare nuove tendenze, nuove idee per il 2024. Parliamo di un mercato che in Italia vale circa 18 miliardi di euro, abbiamo registrato un aumento del circa 10% e ci auguriamo, anzi siamo molto sicuri e ottimisti che il 2024 sarà un anno ancora con una crescita molto, molto positiva, molto significativa. All'evento ha partecipato anche uno dei più importanti wedding planner italiani, Steve Di Maio, che ha detto che il matrimonio campano è veramente unico al mondo e questa peculiarità motiva tutti ad avere nuovi progetti a livello globale, quindi addirittura Napoli esempio planetario per l'organizzazione di questi eventi. Il matrimonio campano, ragazzi, è pazzesco, noi abbiamo delle tradizioni e delle situazioni che, ripeto, solo in Campania si possono fare, quindi questo ci dà una grande spinta nell'esprimerci nei nostri progetti.